Alessandro Ghinelli, classe 1952. Studi classici nella sua città Arezzo e poi la laurea in ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1978. Si dedica subito alla professione, dal giugno del 92 al febbraio 2000 è consigliere dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Arezzo. Svolge la professione di ingegnere fino al 1999, quando diventa assessore nella giunta del sindaco forzista di Arezzo, il primo ad interrompere il lungo governo del centro-sinistra ad Arezzo, Luigi Lucherini. Assume le deleghe delle opere pubbliche, infrastrutture, urbanizzazione, traffico e polizia municipale. Rimane assessore fino al 2006. Nei due mandati successivi, che vedranno sindaco Giuseppe Fanfani, Ghinelli è consigliere di minoranza. Nel settembre 2013 diventa membro del gruppo di esperti nominato dalla Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la valutazione dei progetti di consolidamento del terreno di fondazione degli edifici inagibili a seguito del terremoto dell'Emilia del 2012 e per la microzonazione sismica. Nel 2015 la candidatura alla carica di sindaco con una civica che porta il suo nome, ora Ghinelli, e assieme a Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia strappa prima il ballottaggio e poi il risultato finale contro il Renzi. Matteo Bracciali. Ghinelli viene eletto sindaco con il 50,83% dei voti. Sicurezza e decoro, le linee cardine in campagna elettorale. La politica, dichiara Lanza appena eletto, è la cosa più bella che c'è. Sono stati 9 mesi intensi, profondi. Ho respirato una città impaurita, ma con una grande voglia di futuro. Si apre una nuova epoca. E allora diamo la buonasera al sindaco Alessandro Ghinelli, buonasera, che è il primo ospite di questo nuovo ciclo di trasmissioni di Nero su Bianco, presentato dalla Fonderia delle Idee, questo nuovo progetto e format televisivo che viene realizzato qui dove ci troviamo, cioè alla Casa dell'Energia di Arezzo, e per questo saluto il suo direttore Fabio Mori, buonasera. Buonasera a tutti. Ben trovato, così come saluto invece i compagni di viaggio tradizionali, Davide Faltoni, buonasera. E Piero Franchini. Buonasera. Allora, un format che nasce appunto la Fonderia delle Idee perché in questo luogo la Fonderia ha rappresentato un pezzo di storia importantissimo a livello industriale della nostra città, e dalle ceneri di quel luogo poi è nato questo altro luogo che vuole essere un punto di incontro, no Fabio? E anche questa trasmissione, così come altre che nasceranno sempre sotto l'ombrello della Fonderia delle Idee, è proprio un tentativo, no, ulteriore, già oltre alle iniziative che fate, di aprirsi alla città ancora di più. Certo, questa collaborazione con Arezzo TV secondo me ha arricchito tantissimo la nostra offerta. Siamo usciti fuori, come dice sempre Piero, insomma, noi dalle mura della vecchia Bastanzetti, e siamo arrivati negli schermi televisivi insieme ad Arezzo TV. Ecco, quello che noi vogliamo fare in qualche modo è avere tematiche molto ampie in questo progetto che abbiamo sviluppato, che stiamo sviluppando. Questa, diciamo, è la prima puntata. Avremo appunto la mission di portare dei personaggi di rilievo e di spicco all'interno del tessuto cittadino, che in qualche modo possano commentare e fornire un loro punto di vista sullo sviluppo del tessuto sociale e cittadino in cui ci troviamo in questo momento. Io un po' mi volevo ricollegare, sì, come avevamo detto prima, anche all'ultimo evento di cui è stata teatro appunto la Casa dell'Energia, che è quello appunto che ha visto il professor Galimberti ospite lo scorso 20 settembre. Ecco, la chiosa finale del professor Galimberti è stata una chiosa molto inquietante, come appunto anche il suo libro lo riassume. Ecco, ovviamente la tematica principale che è stata trattata è la tematica giovanile, cioè il rapporto tra i giovani di oggi e la nostra società. Ed è venuto fuori questo nichilismo, un po' passando anche dalle idee nietzscheane, Schopenhauer, eccetera. Cioè, che cosa succede alla nostra società? Come mai le nuove generazioni si trovano in questo stato di impasse e non riescono in qualche modo a confrontarsi e uniformarsi con il tessuto sociale? Cioè, che cosa accade? Galimberti lo ha spiegato per questa perdita di valori, per questa, diciamo, mancanza di spinta che caratterizza un po' i giovani, e in qualche modo lui non ha fornito una soluzione. Cioè, ha detto che ormai i valori dell'Occidente, ovviamente passando anche per il cristianesimo nella sua interpretazione, sono venuti a mancare, vengono a mancare, quindi la soluzione lui non la vede. Io credo invece, come appunto anche io ho contestato durante l'evento stesso, che ci voglia una spinta nuova. Cioè, i giovani devono capire che per
riuscire a venire fuori da questa impasse ci vuole una spinta culturale. Questa spinta culturale deve passare da luoghi di aggregazione che in qualche modo stimolino la formazione della psiche, la formazione della cultura e tutto il tessuto, diciamo, e l'impalcato di cui le nuove generazioni hanno bisogno. E questo è un po' il progetto della Fonderia delle Idee e di Casa dell'Energia, cioè in un luogo con un'offerta didattica e formativa che è stata anche ampliata con la partecipazione della Biblioteca di Arezzo nel maggio scorso, quindi con l'aver messo a disposizione i manuali, con la creazione di eventi ad hoc, con i rapporti con gli istituti scolastici, con le associazioni, con appunto gli ordini professionali che ormai fanno qui la loro formazione obbligatoria e con quei stakeholder della città che un po' rappresentano la cultura del nostro tessuto attuale, cercare di stimolare, mandare un input e ovviamente chiedere all'amministrazione di formare una eco, cioè di collaborare insieme per formare un fronte comune, ovviamente tutto virtuoso. E allora, prima di parlare poi dei temi caldi del momento, chiedo al sindaco che mi leggo anche a questa riflessione di Fabio Mori, perché nella famosa trasmissione di Concita, non so se ci sono stati dei tagli, forse sì, quando si parlava della Casa dell'Energia, no? Il sindaco aveva usato dei termini tipo flop, luogo, se non ricordo male, no? Un progetto, non vorrei ricordare male, senza senso, una cosa del genere. Ecco, qual era il pensiero, diciamo, magari completo del sindaco su questo luogo, che poi era un progetto ovviamente della precedente amministrazione? Ma diciamo, al di là del valore della riqualificazione edilizia di questo luogo, per certi versi un po' simbolo della città, perché dobbiamo ricordare che la nostra storia attuale è figlia della nostra storia passata. Noi siamo stati declinati fino a pochi giorni fa come città dell'oro, quindi come città in grado di fondere un metallo prezioso per farne degli oggetti di valore, diciamo, diciamo che possono declinare anche un certo tipo di contenuto artistico. In realtà la nostra fusione deriva direttamente, per via, non posso dire cromosomica, ma sicuramente per discendenza di tradizione, dalla fusione etrusca. Quindi noi ad Arezzo siamo bravi a fondere metalli. L'oro è quello che appare di più, ma non possiamo dimenticare anche il bronzo delle campane, e tante ne sono state fuse qui nella Fonderia Bastanzetti. Quindi la fusione è uno dei nostri, diciamo, dati caratteristici. Quindi il fatto di aver recuperato questo ambiente è certamente un fatto lodevole. I contenuti che questo ambiente, che questo esercizio doveva produrre, sono in mano al soggetto che si è aggiudicato la sua gestione per, non mi ricordo più, 15 anni. E quindi su un progetto che non era, nel momento in cui l'abbiamo definito compiutamente. Si è creato nel tempo. Quando io dicevo che non aveva un filo conduttore, dicevo che non era chiaro che cosa doveva diventare. Lo sta diventando piano piano, direi in maniera corretta. Ci sono questi scambi con diciamo soggetti giovani desiderosi di apprendere qualche cosa, desiderosi forse di scambiare. Ci sono momenti di apprendimento pure semplice, ci sono eventi di tipo politico che secondo me non ci dovrebbero stare, ci sono tante cose, quindi diciamo che tireremo una riga e vedremo che cosa ha prodotto nei primi 3 anni e bilanceremo su questi primi 3 anni il futuro dei prossimi 12, in modo tale che questo luogo produca più rispetto a quello che è l'esigenza della città. Allora, volevo sentire David, non tanto, magari sui giovani, poi dedicheremo anche una trasmissione sì, a parte, che i temi ovviamente sono tanti. Siamo arrivati, insomma, a un buon punto, insomma, della Giunta Ghinelli. Vuoi chiedere qualcosa su questo? Che cosa vuoi chiedere al sindaco? Ma allora, direi per... io ho una curiosità, sindaco. Io lei la conosco come persona, oltre che colto e sensibile, direi un signore, ma anche una persona delle grazie istituzioni. E quindi anche nella sua comunicazione, nel suo modo di porsi, io noto sempre il rispetto delle istituzioni, è un modo molto istituzionale. Ora, nella sua maggioranza, nella sua giunta, c'è una parte politica, quindi mi riferisco alla Lega, che chiaramente se quando avete vinto l'elezione aveva un ruolo, diciamo, minimo, oggi sicuramente per i sondaggi, per tutta una serie di vicende, ha assunto un ruolo molto più importante. Ecco, quello che mi incuriosisce, ma lei non l'imbarazza un po'
il modo di comunicare di Salvini, che insomma di istituzionale mi sembra abbia poco, sia dall'uso di Facebook, sia i contenuti, ma insomma anche un po' tutte le vicende. Mi immagino che lei non avrebbe tenuto i militari della 18 e tutto l'equipaggio e tutti gli ospiti di quella nave 7 giorni lì. Mi immagino, ecco, in generale comunque, ecco, quello che le chiedo, non la imbarazza un po' questa presenza, oppure è normale, è tutto bello e piacevole avere una compagine del genere? Allora, il bello di qualsiasi ambiente, da un ambiente ecologico a un ambiente politico, a un ambiente sportivo, a un ambiente culturale, è la diversità. Se non ci fosse la diversità non ci potrebbe essere la crescita. Detto questo, la correggo su un punto: la Lega non era un componente, diciamo, minimale della mia amministrazione, c'ha 5 consiglieri comunali e questi 5 consiglieri comunali costituiscono maggioranza, senza di loro io non avrei una maggioranza consigliere. Quindi ho capito perfettamente il senso della domanda. Devo dire che Salvini, no, non mi imbarazza. Salvini è una persona molto intelligente, che riesce ad adattare perfettamente gli argomenti e il suo modo di porli a un uditorio in funzione dell'uditorio. Io ricordo che in campagna elettorale lui è venuto ad Arezzo 2 volte, durante la mia campagna elettorale. Una volta venne a fare una manifestazione davanti a Banca Etruria, e lì, forse ve la ricorderete anche voi, fece il discorso che doveva fare contro questi poteri, quello che era stato creato di disastro su Banca Etruria, bla 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 bla. Poi è venuto una seconda volta e ha fatto un comizio in piazza Risorgimento e mi invitò sul palco, e a me mi tremavano le ginocchia quando salì su quel palco, perché dissi: ora tutto il lavoro che ho fatto di tessitura di un'immagine di questa coalizione a vasto spettro sta a vedere che Salvini me la manda all'aria. Ecco, lui, quando io sono stato accanto a lui, non ha parlato di ruspe, ha usato toni moderati, ha parlato dei suoi concetti, ma li ha esposti in maniera brillante, ma non eccessiva, come spesso invece gli capita di fare. Poi ho sentito Salvini in un'altra occasione recentemente, prima di diventare ministro degli interni e vice premier, in campagna elettorale l'ho sentito durante un comizio che lui ha fatto in Sicilia. Sicilia, la Lega è andata a parlare in Sicilia e è stato attrattivo anche in quel caso. Quindi alla fine lui si pone nella maniera, è molto istrionico, è molto intelligente, è un animale politico come raramente ho incontrato, ci ho parlato anche di persona, quindi io non mi sento affatto imbarazzato. Ognuno ha il suo stile, l'importante è che i concetti che si declinano siano condivisi. Se lei mi chiede questo, qualche problema con Salvini in questo momento ce l'ho. Glielo dico io prima che me lo chieda lei: il bando periferia a me mi ha spiazzato molto ed è una scelta fortemente informata dalla politica economica della Lega. Però diciamo, lei giustamente ha detto: io rispetto delle istituzioni, e certo, se un viceministro e comunque un partito che è un pezzo significativo della maggioranza di governo decide che certe risorse le vuole usare per altro, io devo dire: mi dispiace, ma è nelle tue prerogative di farlo. Ti dimostro però che stai facendo un errore dal punto di vista politico, perché ti stai creando un'immagine negativa in tutti i capoluoghi di provincia d'Italia, che oggi si vedono questi fondi relegati al 2020, primo. Secondo, devi essere più giusto nel comminare a chi ha ben fatto risorse rispetto a chi ancora deve fare, e qui deriva la mia presa di posizione nei confronti della modifica che si può fare al decreto mille proroghe, che in realtà non verrà mai fatta, verrà fatto eventualmente, così come ha promesso il primo ministro, un nuovo decreto per salvare quei progetti che sono già pronti nel momento in cui c'era già una scadenza da parte del governo. Ecco, su questo, sì, dimmi. Una puntualizzazione veloce. Ecco, prego. Vengono sottratte queste risorse? No. Allora, nella formulazione attuale è il differimento degli effetti del finanziamento bla 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 al 2020. Sì, però ecco, le volevo dire, si differiscono al 2020, nello stesso momento si adotta un provvedimento di tipo assistenziale come il reddito di cittadinanza, le sembra anche questo condivisibile? Diciamo, i soldi non hanno colore, cioè sono risorsa. Se un governo decide di destinarli a una causa, giusto o sbagliata che sia, se ne prende la responsabilità e poi ne trarrà i vantaggi o gli svantaggi che
la popolazione. Vabbè, così, no, anche lei io mi sento penalizzato, no, ovviamente. Ma non solo, ma io credo che lei conviene che se lei partiva con tutti i cantieri, dava lavoro a 1000 persone, era meglio che dargli... Ecco, che dito di fatto. Dal mio 12, punto di vista, sì. Assisterli, ovviamente. A casa non far niente, mi sembra che... Tenga conto che uno degli obiettivi di questo differimento, di questi effetti, di quel finanziamento, è quello di sbloccare gli avanzi di amministrazione di tanti piccoli comuni. Cioè l'operazione che ha fatto la maggioranza di governo è quella di togliere a pochi, tra virgolette, perché non è esattamente così, per dare a tanti, o meglio, per dare a tanti la possibilità di spendere quei denari che loro non sono riusciti a spendere negli anni e che per l'equilibrio di bilancio non possono spendere. Ecco, lui ha dato la possibilità a tutti questi comuni, lasciamo perdere dove sono localizzati geograficamente, ma di poter spendere questi denari. Quindi dal punto di vista del governo è un'operazione virtuosa, dal punto di vista di chi si vede negata oggi questa opportunità è una carta a perdere. Quindi tutti i lavori che erano programmati slittano tutti o c'è qualcosa che può essere realizzato? No, attenzione, l'amministrazione comunale, avendo preso atto dell'attuale stallo delle questioni, perché al momento attuale la conferenza unificata Stato-Regioni non ha deliberato sulla rimozione del vincolo di incostituzionalità che pesava sul bando periferie, ha deciso di attuare il piano B. E cioè si è fatta una ricognizione di qual è la capacità economica del Comune di Arezzo di accedere a mutui e quindi sostituiremo le risorse che ci dovevano pervenire dal governo e che in questo momento non ci stanno pervenendo con altrettanti mutui che però non possono coprire gli interi 18 milioni di euro che copriva il bando periferie. Lira più, euro più, euro meno. Nel triennio 18 ormai a finire, soprattutto 19 e 20, potremmo creare un indebitamento con mutuo per circa 8 milioni di euro. Quindi ci domandiamo quali sono, e non abbiamo ancora sciolto la riserva, le opere che potremmo coprire con questi 8 milioni di euro, oltre alle risorse proprie del Comune che già erano presenti nel bilancio comunale. E quindi ci sarà un ridimensionamento di queste opere. Non riusciremo a programmarle tutte, ma dovremo fare un elenco di priorità rispetto ai bisogni della città. In quale potrebbe essere una priorità? Via Fiorentina, Baldaccio? Una priorità può essere la nuova sede della Polizia Municipale. Una priorità... Su quella dopo apriamo... Può essere Piazza della Stazione, una priorità può essere l'incrocio di Via Fiorentina, si tratta di valutare tante cose, anche di fare un equilibrio di risorse, ma anche tanti piccoli lavori. Pubblicità, poi ripartiamo. Ripartiamo con il sindaco Alessandro Ghinelli e con Piero Franchini. Tra poco, Piero, andiamo a Saione a vedere un po' quali sono i temi di questi giorni. No? Si è parlato molto delle ipotesi dell'esercito, poi dei cancelli lì alla Galleria di Campo di Marte. Che situazione c'è nel quartiere? Ma la situazione, diciamo che è ben localizzata in due o tre punti strategici, che sono poi quelli che sono vicini alla stazione ferroviaria, che di solito porta personaggi di tutti i tipi e da tutte le parti. Quindi durante la giornata viviamo bene, viviamo tranquillamente, perché io ho lì l'attività e quindi sto lì almeno 10 ore al giorno. E quindi ecco, diciamo che io vedo con tranquillità appunto anche quegli extracomunitari, che ormai sono diventati comunitari perché sono qui da 15-20 anni, li vedo passeggiare tranquillamente, li vedo. Solo che in quel quartiere, poi dopo ne parleremo, mancano un po' di cose che non sono solo quelle di avere lì le cose più brutte, ma mancano anche, ad esempio, dei contorni che potrebbero in qualche modo alleviare un po' di brutte cose e farle diventare un po' meglio, perché magari la gente ci passeggerebbe più volentieri. E poi dopo ne parleremo, mi riferisco soprattutto all'aspetto urbano, all'aspetto, cioè, dire, della pulizia, quindi che purtroppo ma vedo che purtroppo è un po' in tutta la città e credo che anche lì bisognerà metterci una pezza, perché onestamente credo che in questo momento la città in certi momenti si presenta sporca, e quindi ecco, questo magari
non so quanto dipende dall'amministrazione comunale oppure dipenda da quelle strutture che dovrebbero far fronte alle pulizie, invece non lo fanno e sappiamo che hanno molti problemi e che quindi, ecco, io, questo è un ambiente proprio lì vicino al mio negozio dove da almeno 10 giorni credo che nessuno sia passato. Ora c'erano delle immagini anche di stamani che non ho potuto far tempo a portarle, e quella roba che è lì, che vedete, ancora è lì e c'è da ormai 7-8 giorni, e quindi, ecco, io penso che onestamente ci sono cose che poi arrivano lì, non si sa cosa, ad esempio quei sacchetti lì ci sono, non erano di quella persona, ci sono stati un paio di giorni, quindi, ecco, quindi sono delle cose, ecco, diciamo che purtroppo, ecco, non c'è, diciamo, una sensazione di attenzione a quel quartiere che dovrebbe effettivamente in questo momento essere aiutato. Sindaco. Ma indubbiamente le immagini che vediamo, se mi permettete, non sono drammatiche. C'è dello sporco sicuramente da rimuovere. Se sono immagini del dopo 15 agosto, queste sono figli della riorganizzazione del personale di SEI. Questo sono queste di stamani. Purtroppo quando io dico che il nostro gestore diciamo che dovrebbe provvedere al sistema di spazzamento e recupero dei rifiuti solidi urbani per poi avviarli al loro smaltimento, inadeguato, dico una cosa dimostrabile. Sei Toscana, come sapete, ha avuto una vicenda legata alla gestione del personale piuttosto pesante. In agosto le immagini erano ben peggiori di queste, c'erano i cassonetti, l'intorno dei cassonetti completamente riempito dai sacchetti che la gente non lasciava più sotto casa per la raccolta porta a porta, ma la portava vicino ai cassonetti per non vedersela accumulare giorni e giorni in casa. Questa è ancora una coda di quell'effetto. Però se mi permette, Sindaco, ora è peggiorata. Guarda, io ti dico che in questi ultimi giorni è peggiorata. E allora dovremmo provvedere con una segnalazione nuovamente. Qualcuno stamani penso che l'abbia fatta direttamente a chi dovrebbe. No, vabbè, noi abbiamo un ufficio ambiente che si occupa di questo e che una volta che ha recepito la lamentela o ha deviso, verificato la mancanza di efficienza degli operatori di Sei Toscana, scrive a Ato Toscana Sud, che a sua volta poi manda la segnalazione, ma in tempo reale, questo avviene nell'arco di poche ore dalla segnalazione, a Sei, che dovrebbe provvedere con la rimozione di quanto verificato esistere sul piano stradale. Che dire, le cose non possono che migliorare, però un problema oggettivo col nostro gestore c'è, tant'è vero che stiamo cercando di verificare se non esiste la possibilità per il Comune di dotarsi di un piccolo mezzo indipendente da Sei per operare quei momenti, diciamo, di punta che Sei non riesce a risolvere e ce li risolviamo da soli. Credo che sarebbero importanti. Cioè, riprendersi non il servizio, perché non è possibile a termini di legge regionale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ma riprendersi la possibilità di agire in presenza di un'inefficienza da parte del gestore, sì. Adesso, Saiore, invece vediamo sia questa ipotesi, poi magari poi il sindaco chiariremo meglio, Esercito e la chiusura della galleria dopo la vittoria, diciamo, della linea del comune per quanto riguarda la galleria di Campo di Marte. Le violenze che ci sono anche alle 6 di pomeriggio, insomma, è anche un po' l'ora di farla finita, credo, no? Sono due le questioni che hanno tenuto banco nella zona di Campo di Marte, dove ci troviamo in questo momento, riguardo soprattutto la sicurezza di questa zona della città di Arezzo. La prima è quella che vedete alle mie spalle, la cancellata, le porte, insomma, che sostanzialmente terranno chiusa la galleria Valtiberina, ovviamente a lavori terminati, perché in questo momento, come vedete, una delle due porte ancora manca. Questo avverrà perché dopo il pronunciamento del TAR, a cui si era rivolto uno degli esercenti, l'ordinanza del sindaco Ghinelli è stata dichiarata legittima, e quindi adesso il condominio dovrà approntare questa chiusura, e chi vorrà passare dalla galleria Valtiberina dovrà suonare un campanello. Cioè, è un primo passo per un marginare un fenomeno che si sta sempre più allargando da
tutte le parti e in tutta la città, insomma le altre città. L'altra questione è quella che invece riguarda l'esercito, la presenza dell'esercito in questa zona, non solo qua ma anche nella parte più bassa, quindi il quartiere di Saione. Su questo abbiamo raccolto l'intervista dell'assessore alla sicurezza del comune di Arezzo Magi e del questore di Arezzo Bruno Failla. Stiamo preparando, diciamo, la richiesta in uno spirito comunque che non è assolutamente quello di, è semplicemente quello di massimizzare l'impegno per dare una risposta alla nostra città, cui vogliamo tanto bene, vogliamo che effettivamente possa avere il massimo. Il piano di strade sicure in tutta Italia prevede l'impiego dell'esercito a tutela degli obiettivi sensibili. Il militare non ha compiti specifici di polizia di sicurezza o polizia giudiziaria. Quindi il discorso su Saione è un discorso di intervento di prevenzione. Poi, certo, più siamo è meglio. Un colpo di guanco, cioè, più siamo meglio è, però sembrerebbe, benché sia già utilizzata, no, questa modalità, anche in alcune città toscane, sembra però una misura nata soprattutto, no, antiterrorismo, cioè per gli obiettivi sensibili legati al terrorismo, non diciamo per la microcriminalità. Ecco, qual è lo stato dell'arte su questa storia? Innanzitutto vorrei fugare un fraintendimento che non so come si è creato, ma francamente nessuno ha chiesto la presenza dei militari dell'esercito di strade sicure per Saione. Non l'ho mai detto io, credo non l'abbia detto nemmeno mai l'assessore Magi. Strade sicure, come giustamente ricordava il questore, è un'iniziativa che ha messo in campo il governo, non questo ma quello scorso, e che riguarda il presidio di obiettivi sensibili. Ora, Saione non è un obiettivo sensibile ai sensi dell'iniziativa strade sicure, può esserlo la stazione, può esserlo la cattedrale, può esserlo San Francesco, ma certamente non Saione. Quindi l'intervento richiesto e che richiederemo documentando le esigenze della città in termini di presenza di obiettivi sensibili al prefetto ha il significato di portare strade sicure per gli obiettivi sensibili, indirettamente liberando risorse in termini di personale per avere più presenza di personale di polizia locale, di polizia di Stato, di carabinieri, di guardia di finanza a Saione. Cioè, se il tema della microcriminalità, della criminalità organizzata, ma anche del cattivo uso degli spazi pubblici ha un senso negativo a Saione, deve essere risolto con le forze di polizia ordinarie. Strade sicure ha un altro obiettivo, ma ha l'obiettivo per l'appunto di aumentare la pressione di controllo su Saione. Ecco, detta così è un'altra cosa, ovviamente, no? È nata così. È perché abbiamo letto, no? No, avete letto le cose che hanno scritto i giornalisti, sì, che però, non sono automaticamente corrette. Sembra che in Consiglio Comunale ci fu fatta da qualcuno un'interrogazione di È partito da lì, dalle considerazioni di sicurezza, diciamo, insufficienti o ritenute insufficienti a Saione, rispetto alle quali veniva chiesto l'attivazione di strade sicure. Questa è una richiesta generica, perché era un'interrogazione e quindi non era nemmeno un atto di indirizzo o una mozione votata. Il giorno dopo che questo è avvenuto, io e la dottoressa Magi eravamo dal prefetto per parlare di altre cose, per parlare del centro di rimpatrio, e a margine di quella riunione il prefetto ci chiese sulla questione di strade sicure, ha letto anche lei sul giornale quello che era venuto, e quindi ci siamo scambiati questa idea, questa possibilità, e il prefetto, contrariamente a quello che aveva fatto il prefetto Vaccaro, che ci aveva detto non se ne parla proprio, ci ha detto: beh, insomma, se me lo documentate e se c'è la possibilità di ottenerle, io la vostra domanda la faccio mia e la inoltro al Ministero. Sarà eventualmente il Ministero a dirmi no, non è pertinente, oppure, però si è mostrata collaborativa nella richiesta al Ministero di un presidio militare ad Arezzo. Quindi c'è una maggiore, diciamo, collaborazione da parte del nuovo prefetto? Diciamo c'è un'impostazione professionale fra i due soggetti, fra i due prefetti che ho conosciuto recentemente, abbastanza diversa, ma che deriva dalla loro esperienza diversa, che deriva dal loro diverso modo di porsi nei confronti delle istituzioni. Entrambi legittimi, ognuno col suo stile. Prefetto Palombi ha una capacità di ascolto molto sviluppata. Fabio, com'è la sicurezza percepita? Perché si rischia
se ovviamente paragonato ad altre città, no, di esagerare certi temi, dall'altra c'è il rischio di minimizzarli, perché ovviamente non è paragonando col peggio, no, che diciamo si possono appunto delineare i fenomeni. Certo, come no. ti sembra diventata? Nel senso, io sono stato fiorentino fino a pochi anni fa, ho fatto legge nel nostro capoluogo. Devo dire che Arezzo è una città che in cui la sicurezza si percepisce, diciamo, abbastanza spiccata, cioè non c'è questa lacuna che secondo me si trova invece, appunto, non volendo fare paragoni, ma diciamo nel nostro capoluogo. Sicuramente, come ha detto anche il sindaco, ci sono delle azioni da mettere in atto. Mi sembra, diciamo, che sia iniziata un'attività virtuosa da parte dell'amministrazione, che si muove ovviamente su quegli obiettivi sensibili di cui la città ha bisogno. È chiaro che determinate persone, come sono state intervistate prima nel servizio, sentono la necessità di avere la presenza, diciamo, di una forza di polizia, perché si sentono appunto minacciati, e diciamo che nella parte, diciamo, di Saione, Campo di Marte, ci sono stati anche degli avvenimenti abbastanza spiacevoli anche in pieno giorno, comunque in orari impensabili, diciamo, per attività di violenza. È chiaro ovviamente che l'amministrazione e il governo cittadino deve rispondere prontamente. Sì, no, vorrei sottolineare che queste azioni di cui stiamo parlando adesso sono in itinere rispetto ad altre che sono iniziate già da tempo fa, cioè non è che nasciamo oggi dal punto di vista dell'attenzionamento su fenomeni di cattivo uso degli spazi pubblici o peggio ancora di microcriminalità. La situazione in piazza Guido Monaco è notevolmente cambiata da quando sono state fatte le prime azioni, allora dal prefetto Vaccaro, di blitz di polizia contemporaneamente locale, di Stato e carabinieri. Cioè, è notevolmente cambiata, non l'abbiamo detto e non è nemmeno passata molto sui mezzi di stampa, ma da oggi, 1 ottobre, abbiamo il divieto di somministrazione di alcolici in tutti gli esercizi di piazza Guido Monaco. È un'ordinanza contingibile e urgente che ha il significato di ridurre ulteriormente quel cattivo uso delle bevande alcoliche in un punto sensibile della nostra città. Ci sono state le ordinanze anti-alcol dei mesi passati, quindi diciamo c'è tutto un percorso progressivo che l'amministrazione fa per la tutela dei suoi cittadini, diciamo, che intendono vivere nella legalità. Ma guardate bene che chi fa abuso di alcol, perché questo è uno dei problemi di questa città, non fa nulla di illegale, usa male il suo corpo, usa male se stesso, si fa del male. Piero, prima di fermarci, il quartiere era in allarme perché magari i commercianti leggono il giornale e sembra appunto un'altra storia. Sì. Spiegata così, cioè dice mettiamo se ce lo danno l'esercito nei luoghi, no, sensibili come può essere la stazione, liberiamo quindi forze di polizia che invece di controllare la stazione magari vanno più a Saione. Sì, c'è stato un allarme, tant'è vero che ho partecipato appunto a una riunione dei commercianti che c'è stata proprio 3 o 4 giorni fa, venerdì per essere esatti, e al quale appunto era, diciamo, presente proprio un allarme dato probabilmente dai media, probabilmente, ecco, diciamo così, del vociferare che si fa poi dopo nella città, e c'era appunto questa preoccupazione perché è chiaro che, cioè, se io, per dire, soprattutto nel commercio, se io devo andare a fare la spesa dove so che ci sono i militari, probabilmente piglio, vado da un'altra parte dove non ci sono, e dove probabilmente, perché vuol dire che lì dove ci sono i militari qualche problema c'è. E quindi ecco, e c'è stata una preoccupazione. E l'associazione di categoria, che è la Confesercenti, che ha tenuto la riunione, e ha un po' cercato di tranquillizzare, dicendo appunto di chiedere un incontro, credo, che alle istituzioni per capirne un po' di più. Però ecco, diciamo che abbiamo cercato tutti di capire che probabilmente di far capire anche agli altri che magari non hanno partecipato, che probabilmente, diciamo, non c'è necessità, perché noi diciamo che durante la giornata noi onestamente non sentiamo la preoccupazione, ecco, almeno lì si vive bene, si vive tranquilli,
E poi c'è noi che siamo un pochino più in giù, sentiamo diciamo questo sì, è vero, questo vento che tira dall'alto, intorno alla ferrovia per intendersi, e lì proprio è una fascia, diciamo, no, che poi prosegue là verso quella strada, la via Provenza, là, dove ecco, che è effettivamente è un po' di preoccupazione ce l'ha, però lì noi siamo anche noi attenti per dire a vedere quello che succede, quindi a cercare di far capire che non è il caso a chi volesse a malintenzionati, quindi ecco, e probabilmente ecco, diciamo, però ecco, ripeto, qui ci vuole una collaborazione come ultimamente abbiamo avuto, perché abbiamo avuto effettivamente una bella collaborazione al momento in cui venivano anche le forze dell'ordine da Firenze, quindi c'è stato un bel una ricordata anche. Sì, c'è stato un bel colpo, insomma, cioè, quindi voglio dire, è stata ecco, e chiaramente però purtroppo sai lì i rami te tagli cerchi, però ci sono, e quindi durante la giornata ne succedono delle cose, però ecco, per fortuna diciamo che la strada in sé per sé è tranquilla, ecco. C'è quella fascia, il campo di Marte, poi dopo di là, vabbè, il Pionta, che lì purtroppo anche lì ci dovrà essere messo le mani, quindi ecco, purtroppo diciamo ci sono queste fasce, però ecco, tutto sommato io ripeto e dico, ma non per così, per piaggeria, dico che venite a Saione perché ci si sta bene, è la strada commerciale, una strada commerciale ancora bella, una strada commerciale dove si trova tanto di quel commercio che fa comodo alle famiglie, quindi, e poi troverete anche della gente che magari dove hanno teso per tutto. No, della gente di extracomunitari che ormai si sono integrati e che quindi sono clienti, che sono clienti e che sono ecco, quindi cioè, non ci allora, sono pubblicità e poi ripartiamo da qui perché poi andiamo a parlare anche della sede della polizia locale. Ripartiamo, allora ci siamo fermati su Piero Franchini che tendeva a diciamo, delimitare, circoscrivere il problema sicurezza, soprattutto stazione, campo di Marte e Pionta, dove sta diventando, questo ormai non è un problema di oggi ovviamente, ma sempre di più anche a livello visivo, così no? Ci sono questi gruppetti di persone, spesso poi c'è qualche blitz sempre legato agli stupefacenti, diciamo, non invoglia molto a entrarci in questo parco. Ecco. Diciamo che il parco del Pionta è una unità molto complessa, contiene al suo interno edifici della ASL, edifici dell'università, c'è la parte comunale, quindi una parte della provincia, ci sono varie proprietà e non è semplice riuscire a presidiarlo. È tra l'altro il parco storicamente, da un punto di vista anche del patrimonio culturale, più importante della città, perché era sede del Duomo Vecchio, sede del primo insediamento della nostra città. Quindi dobbiamo andare verso la strada del miglioramento delle condizioni. È certamente oggettivamente più difficile che altri luoghi, perché non è facilmente presidiabile, è molto frastagliato, è mosso dal punto di vista altimetrico, non è tutto recintato, quindi non è semplice. E anche lì destinare risorse umane perché possono fare esercitare un controllo continuo e costante. Certo, diventa difficile esercitarlo nelle ore notturne, perché la Polizia Municipale ha un turno che finisce a 1 di notte. Da quel momento e fino alle 7 di mattina ci sono due pattuglie della Polizia di Stato che devono presidiare tutta la città e non si possono dedicare al Pionta, quindi è un problema oggettivo. Una parte di risultato si potrà ottenere col sistema di telecamere che è in corso di approntamento e che daranno la possibilità di tenere sotto controllo punti topici di questa struttura. L'altro è quello di riuscire nel tempo a fare, ma non dipende da me, non dipende dal comune, dipende dagli altri soggetti, una vera e completa recinzione attiva, in modo che siano incontrollabili solo gli accessi. Allora, in tema di sicurezza chiaramente diventa importante la collocazione della nuova sede della polizia locale, c'è cioè questa volontà comunque di riportarla
nella zona di Saione, bravo. Di riportarla, perché esatto, era lì prima. Esattamente. È stato, l'abbiamo detto tante volte, e lo diciamo spesso, dopo lo sentiremo, ma ogni volta che viene qua glielo ripetiamo, che spostarla laggiù insomma è stato un errore, così lontano dalla, comunque dal centro abitato, perché comunque era un presidio, e infatti forse non è un caso che la situazione sia anche peggiorata da quando non c'è più appunto questo presidio. Ci sono però, la posizione attacca su questa ipotesi, non so se definirla ipotesi o qualcosa di più, di via Filzi, dell'ex asilo di via Filzi, sia perché non è stato discusso l'atto di indirizzo come il sindaco, dice ad esempio Liberi Uguali, aveva promesso, e chiede l'opposizione le valutazioni urbanistiche e logistiche su un edificio che insiste in una strada stretta e a senso unico, senza parcheggio e caotica per le emergenze, non sono importanti, perché il sindaco insomma si è incaponito a spostare i vigili urbani proprio lì? Questo è Liberi Uguali di queste ore. Ma in realtà io non mi sono incaponito, è stata fatta una doppia ricerca sulla possibilità di ottenere immobili nella zona di Saione, nella quale intendiamo riportare la caserma, che ha fornito nell'ultima diciamo così, avviso pubblico che abbiamo pubblicato, due soluzioni. Una, ci è stato offerto una parte dell'immobile del Palazzo Standa, che è ovviamente inidoneo perché non ha piazzali, non ha opportunità di ricoverare i mezzi della Polizia Municipale, ed era, per quello che ci è stato offerto, persino troppo esuberante dal punto di vista degli uffici. E poi perché è il secondo, l'edificio effettivamente di via Fabio Filzi, sul quale l'amministrazione sta lavorando per cercare di capire come è possibile fare questo progetto di nuova sede della Polizia Municipale, naturalmente assistiti, diciamo, non dico passo passo, ma quasi dal Corpo di Polizia Municipale. Noi abbiamo fatto non un progetto, ma uno studio di fattibilità interno, lo ha prodotto il caposervizio progettazione opere pubbliche, che è l'ingegner Fabianelli, che ha fatto uno schema funzionale di come potrebbero essere organizzati gli spazi. L'abbiamo sottoposto alle rappresentanze sindacali della Polizia Locale e al comandante, ha trovato il favore delle rappresentanze sindacali. Tra l'altro, quando li ho ricevuti, abbiamo spuntato tutte le criticità che da parte loro avevano voluto inserire in una lettera indirizzata all'amministrazione, mostrando come ad ognuno di quei problemi poteva essere data una risposta. Però, siccome quello che avevamo in quel momento in mano, vi parlo di fine luglio, era un documento informale e soprattutto buttato giù in pochissimo tempo, ci siamo ripromessi di confrontarci con il Corpo di Polizia Municipale riunito in assemblea con qualche cosa che fosse qualcosa di più, e cioè non un progetto, ma uno studio di fattibilità completo, che guardasse anche ai sistemi di ingresso uscita, che guardasse anche alle possibilità di parcheggio, che guardasse anche alle accessibilità per i portatori di handicap, e quindi risolvesse i problemi in generale di questa struttura. Siamo arrivati quasi ad avere questo studio di fattibilità completato, per cui nell'arco di una settimana, 10 giorni, io ora ho in ponte un brevissimo viaggio, sempre per scopi istituzionali, al termine di questo convocheremo un'assemblea dei vigili, e la dobbiamo convocare necessariamente fra le 13 e le 14, che è l'orario del cambio turno dei vigili, in modo tale che ce ne sia presente il maggior numero possibile, e con loro parlare di questa opportunità. Cioè, io penso che un processo partecipativo, più partecipato di questo, con la categoria che dovrà abitarlo, lavorarci e rendere un servizio efficiente, non è mai stato fatto in questa città. Quindi di tutto mi si può accusare, fuorché di fare le cose di nascosto. L'atto di indirizzo sarà discusso in consiglio comunale? Ovviamente sì, ma prima è necessario, è opportuno e dal mio punto di vista è necessario che io lo discuta con i diretti interessati. L'altra critica che è stata fatta, e che adesso credo di fare anche Giuseppe Marconi, cioè il fatto del costo, considerato che il comune comunque ha delle strutture come via Tagliamento, che sarebbe sempre in un'area calda, visto che parliamo di via Provenza, è lì, perché non utilizzare via Tagliamento, cioè farla lì? Ma non so cosa ha detto Marconi. Ora lo sentiamo, lo vorrei sentire. Sì. Possiamo sentire? Sentiamo subito? Sì, meglio. Vai, sentiamo. Vedo dov'è che appunta la sua attenzione. No, ti rendi conto mettere la sede della Polizia Municipale in questo posto? Ora accusarono me perché io l'ho messa in periferia, ma secondo me stavolta è molto meglio lì, che la gente trova il parcheggio, trova tutto quello che vuoi, che qui è assolutamente inaccessibile, perché non ci sono strade nelle quali si può parcheggiare.
Forse toglieranno questi piccoli giardini sono davanti, amplieranno in modo tale da creare un po' di posti in macchina, perché è veramente indecente e vergognoso poter mettere la sede della Polizia Municipale. Quindi ci sono tante altre soluzioni che potrebbero essere fatte senza dover spendere i soldi per acquistare questo immobile e poi c'è da ristrutturarlo completamente tutto. Tu pensa un po' quanto va a costare questa operazione in un posto che è veramente inaccessibile. Vi dicevo, ci sono tante possibilità, a parte la sede dell'ex manutenzione, che potrebbe essere abbastanza buona perché in un posto decentrato facilmente accessibile, ci sono altri immobili. Ma c'è la stessa, ad esempio, il centro affari che stanno vendendo degli spazi perché sono... Però sarebbe sempre fuori mano, cioè non risolverebbe il problema di portarla in centro, che questa è la mossa, che, diciamo la mossa, l'intenzione per fare questo cambiamento, cioè portare la sede della polizia locale in centro. In centro, in Piazza Vasari, c'è un sacco di posti. Piazza Vasari c'è la Casa della Musica che qui si può mettere qui tranquillamente, portiamolo in Piazza Vasari perché lì il parcheggio ce ne può avere quanto ti pare, usiamo la piazza per il parcheggio, come quando c'era il tribunale, va bene, portiamolo in Piazza Vasari, lo vediamo in centro. No, è tutto ci rida, è illogico. Allora, scusa, via illogico. Tagliamento sarebbe l'ideale, via Tagliamento. Sicuramente sì, però è decentrato anche quello volendo, però, che non è il centro, sì. Però non con raccordo, facilmente accessibile. Soprattutto a Saione, ci perché sono, questo è il punto. Per quello che riguarda le criticità di via Fabio Filzi, come ho già detto, ne ho parlato con le rappresentanze sindacali dei vigili che mi hanno condiviso le scelte che possono essere fatte a livello edilizio e urbanistico per rendere questo edificio integrato con il suo contorno. Ricordo per un attimo che confina con una proprietà comunale che è il resede della scuola 4 novembre, quindi con una possibilità di uscita anche su via Rismondo volendo. Però non voglio anticipare nulla, sono questioni che, ripeto, per dovere di istituzionale e anche per correttezza nei confronti del corpo di polizia locale discuterò prima con lui e poi ovviamente ne parleremo anche in consiglio. Ecco, quello che diceva sul centro affari, ci sono degli immobili in vendita, non siete interessati a quella zona? No, ma il centro affari si deve occupare di fare manifestazioni di esposizione di tipo associativo, congressuale, ma cioè, cosa c'entra metterci la polizia municipale lì? Significa tenerla ancora più lontano di quanto non sia già adesso. E via Tagliamento non so se vi ha risposto. Se... Via Tagliamento l'ho detto, cioè il valore dello spazio di via Tagliamento nel quale adesso ci sono gli uffici della manutenzione ha un valore immobiliare abbastanza elevato perché è possibile a termini di regolamento urbanistico attuale realizzarci una volumetria significativa sia di tipo commerciale che di tipo residenziale. Togliergliene un pezzo per metterli la caserma e rendere di fatto non più appetibile tutto il resto ci fa perdere denari rispetto al costo, al valore che ha l'immobile di via Fabio Filzi, che peraltro ancora non è stato acquistato. Ma comunque la stima di valore che hanno fatto gli uffici comunali, riferendosi alle tabelle di valore che si trovano normalmente sul sito dell'Agenzia del Territorio, portano a un valore complessivo di quell'immobile che è circa 3 volte rispetto alla richiesta che ci è stata fatta dal proprietario. Chiedo a Davide se il dibattito su questa sede è così importante, dov'è la sede della polizia locale? No, cioè, secondo me no, non è un aspetto molto importante, e anche perché credo che i problemi della città siano tanti altri. Ora io invece vorrei chiedere un'altra cosa, sindaco. Sì. Cioè, allora, secondo me Arezzo oggi è una città sicura, ma lo era anche nel 2004, nel 2005, scusi, nel 2014, nel 2015, anche quando voi avete fatto le elezioni. E le volevo chiedere questo, cioè voi avete fatto chiaramente una campagna elettorale puntando molto sulla paura. E ecco, perché io ho l'impressione, per esempio, che anche negli ultimi anni, soprattutto da quando voi siete arrivati al comune, la questione di Saione sia esagerata. Cioè, io non vedo, io sinceramente. Il Pionta lo sa, abbiamo fatto tante iniziative, ci andiamo a correre. Io tutti questi problemi
onestamente non li vedo, e posso anche dire, insomma, è riuscita a vedere tutti questi cesti di siringhe che ogni tanto si vede queste foto. Vabbè, quelli ci sono. Ora io sarò, si vede che dovrò andare a farmi gli occhiali, perché c'è appunto uno che mi pare opportuno. Mi pare opportuno, perché se qualcuno le vede, a parte non mi interessa andare a cercare le siringhe, ma comunque dicevo, ecco, lei tornando a tutto questo, e mi riferisco un po' anche all'attuale politica che fa, non che ce l'abbia particolarmente con Salvini, ma insomma questa politica fatta sulla paura, ecco, lei secondo me ne paga un po' anche le conseguenze, perché Saione, tutto questo allarmismo, tutta questa paura è nata parecchio, secondo me, dalla campagna elettorale quando voi avete vinto, e oggi ne pagate un po' le conseguenze, o no? No, ora, pensare che si è fatta una campagna elettorale basata sulla paura, secondo me non risponde al vero. Sicuramente che il tema Saione sia ingigantito rispetto alla realtà, sono convinto anch'io. Però non è vero che non c'è proprio nulla. Cioè, io devo dire che quando ci vado io, ma a me mi riconoscono, non mi è mai riuscito di vedere granché. Però sono capitato in farmacia comunale 1 la sera prima della chiusura, e i farmacisti mi hanno detto: ingegnere, guardi che qui è un macello, cioè, sono appena andati via, ma fino a 2 minuti fa c'erano oggetti che spacciavano, gente che si è litigata, risse, quindi non è che è tutto rose e fiori. Illustri componenti della mia giunta mi hanno detto che arrivando lì con la moto, col casco, senza farsi riconoscere, lo spaccio lo vedono. Ora, il problema dello spaccio, che è un problema serio e definito, è purtroppo un problema che si risolve male, perché lì ci sono una domanda e un'offerta che si incrociano. Non ci scordiamo che l'offerta c'è perché c'è una domanda. Noi saremo in grado sicuramente nell'arco dei prossimi mesi di allontanare questo spaccio da Campo di Marte, dalle strade di Saione, andrà a finire al Pionta, forse riusciremo a scacciarlo anche dal Pionta, andrà a finire da un'altra parte. Cioè, se c'è un mercato della droga, e purtroppo c'è col calo del costo, diciamocelo, della cocaina, e con la nascita delle nuove droghe artificiali, sintetiche, che sono a basso costo, il mercato si è purtroppo enormemente ampliato, e dove c'è domanda c'è offerta, quindi se non lo fai qui lo fai da un'altra parte. E tenete conto che Arezzo, rispetto a una città universitaria, scusate il bisticcio di parole, Arezzo non soffre nulla. Se andate a Perugia, se andate a Siena, se andate a Firenze, lo ricordava anche qui il Presidente, trovate ben altre situazioni di violenza e di criminalità. Quindi noi, nonostante tutto, al netto di Saione, non siamo una realtà urbana particolarmente pericolosa. Saione, questo senso di insicurezza c'è. E devo dire che il punto di discrimine, mi dispiace ricordarlo, ma è così, è stato il 14 di agosto del 2017, la rissa famosa, dove c'è stato un regolamento di conti fra nordafricani per la spartizione del mercato, non molto diversa da quella che c'è stata qualche giorno fa, però ai Giardini Porcinai, non a Saione. Sono regolamenti di conti tra bande di spacciatori che si devono assicurare il mercato. Rispetto a queste la città deve reagire, le forze dell'ordine devono reagire, come reagirono allora. Io ebbi un lungo colloquio col prefetto Vaccaro il 15, il giorno dopo la rissa, e ci scambiammo opinioni serene ma molto diverse tra la mia e la sua. Il prefetto fu costretto in quel momento ad ammettere, diciamo, di aver sottovalutato il problema. Però a quel punto reagì fortemente e concordammo insieme, e fu lei però a chiedergli, l'arrivo delle truppe speciali da Firenze. E da allora di risse di quel tipo a Saione non se ne è più sentito parlare. Ci sono state purtroppo le aggressioni, questo sì. Ci sono state, e ne è testimonianza televisiva, c'è andata con tutta la pompa magna del caso la signora Montaini, che è stata strattonata perché faceva fotografie, e sicuramente gli spacciatori le hanno chiesto. Non gli piace essere fotografati. È chiaro che per lei le cose sono cambiate in peggio, perché non era mai stata aggredita negli ultimi 15 anni, è stata aggredita una settimana fa, per lei le cose sono cambiate. Ma nel complesso, Saione, secondo me, rispetto a 2 anni fa, è migliorata. Non si è ancora risolto il problema, però è migliorata. Però lei allora dà ragione a me, perché tutta questa campagna, ma non solo la... Questo modo di fare politica con la paura
Voglio dire, l'esempio che lei ha fatto ora della signora Montaini, secondo me è eloquente, nel senso che non è che, io la, più o meno la conosco, non è che vent'anni fa non si spacciava Arezzo. Io quando andavo a scuola c'era il problema di spaccio come ci sono ora, cioè non è mica cambiato niente, è morto i miei compagni di scuola di overdose, cioè, che forse cambiato? Allora più di oggi. No, voglio dire, apposta, allora tutto ora questo, cioè il fatto stesso che una, ora è vero che c'è i telefonini, si può fare le foto, prima non c'erano, ma io credo che sia diventata anche un'ossessione tutta sta gente, allora, che si sente dire tutti i giorni questi messaggi, noi e loro, e allora uno si crea un terrore e dopo chi amministra credo è difficile amministrare questa realtà. Sono perfettamente d'accordo, ma l'allarmismo non lo crea certamente l'amministrazione, cioè io ho l'interesse a creare una città accogliente, una città amichevole, e che interesse ho io a dire... Questo continuo, cioè, bombardare il danno, consentitemi, nella pura e completa ammissione sincera della libertà di stampa, ma se ne parla troppo. Ci si punta ci si vendono troppi giornali sulle le aggressioni di Saione, e poi non ci scordiamo che siamo in piena generazione smartphone, dove un post su Facebook fa il giro del mondo, e quindi la veicolazione dell'informazione non è come vent'anni fa, quando anche a me sono morti gli amici per overdose, dove lo scriveva il giornale un giorno e non se ne parlava più. Forse è sbagliato anche quello come tipo di copertura rispetto a un fenomeno che è poi cresciuto, ma oggi non si parla d'altro, secondo me se ne parla troppo, se ne parla a sproposito, se ne parla male. L'uscita della signora Montaini in televisione, per lei è legittima, perché lei si è sentita in difficoltà, ha avuto tanta paura e è andata ad esprimerla, ma pensate che abbia fatto bene Arezzo sta trasmissione? Per niente, assolutamente per niente. Quindi noi dobbiamo far di tutto perché non avvengano questi fatti, ma nel momento che avvengano bisognerebbe avere il coraggio civile di non farne cassa di risonanza per vendere mezza copia in più. Pubblicità e poi le conclusioni. In chiusura, che autunno sarà per la vostra giunta? C'è qualcosa in cantiere? Abbiamo letto ad esempio di questo grande evento sui matrimoni, no? Arezzo diventerà capitale europea dei matrimoni in estate, a giugno. Per il resto cosa ci possiamo... Nell'estate del 2019. A te, cosa bolle in pentola? Beh, bisognerebbe vedo parlarne, cioè, dobbiamo lanciarle, vedo qualcuno che mi sta dicendo di non parlare, perché dobbiamo fare una veicolazione pubblica opportunamente. Ma? Abbiamo grandi eventi culturali in arrivo, dai, inutile che ce la nascondiamo, stanno per arrivare cose non importanti ma importantissime. La città sta vivendo una stagione culturale importante, sempre di più lo sarà, l'asticella della qualità dell'immagine turistica della città è cresciuta, il turismo sta crescendo in città, la seconda zampa dell'economia cittadina rispetto a quella che ci è tradizionalmente riconosciuta, e cioè di manifattura di qualità, in particolare di manifattura orafa, è oggi affiancata per una piccola parte, perché i fatturati dell'industria turistica ancora sono modesti rispetto a quelli che sono e che continueranno a essere, e spero che continueranno a crescere, legati alle produzioni orafe, però ci siamo riconosciuti come città d'arte, come città accogliente, come città artistica, anche come città della musica. Il fatto che la Fondazione Culturale, che veicola tutta l'offerta culturale della città, abbia mantenuto il nome di Fondazione Guido d'Arezzo sta a significare che rispetto alle varie forme d'arte, quella musicale è per noi, per questa amministrazione perlomeno, quella che ha le potenzialità maggiori per poter esprimere un'offerta, e lo abbiamo dimostrato quest'estate con l'opera, un'offerta importante che può contribuire a portare in città tanto turismo e può soddisfare le voglie musicali di una città che ha già una grande cultura musicale. Quindi saranno altri eventi musicali? Anche. In estate o prima? Ci sarà una stagione musicale che pubblicheremo fra breve, nella quale il difficile è stato mettere insieme, e lo stiamo facendo, le realtà musicali locali, che devono avere comunque il loro spazio, rispetto a realtà musicali più consolidati, più importanti, più, come dire,
non vorrei dire esclusiva, ma insomma di maggior esperienza professionale per alzare l'asticella del gusto cittadino, ma anche per portare Arezzo turisti. Cioè l'estate aretina con le due opere ha portato tanta gente da fuori che, e non lo sapevano se non all'ultimo minuto. Quest'anno riusciremo a farlo con un largo anticipo, in modo da mettere nei book dei vari promoter gli eventi musicali all'anfiteatro. A quel punto vedrete che ci sarà una risposta ancora maggiore. Siamo in conclusione, Piero, cosa vuoi dire proprio in battute finali? Ecco, ci sono piccole cose che vanno ancora viste, ad esempio ieri, la scorsa settimana, qualche giorno fa, sì, c'è stata qualche giorno fa, foto antiquaria, sì. E quindi ecco, e lì c'è stato appunto tantissima gente che è venuta. Però quella manifestazione si sta trovando in difficoltà, lo abbiamo già detto e lo diciamo ancora, quindi abbiamo fatto la 66esima edizione e non sappiamo se potremo fare la 67esima. Perché? Perché da tutte le parti, come ad esempio c'è stato raddoppiato il costo del suolo pubblico, c'è stato, quindi ecco, ci sono alcune cose che probabilmente bisognerà rivedere, bisognerà, ecco, perché l'intenzione mia, soprattutto un po' meno quella di Ciacci, per dire, è quella di poter continuare. Però ecco, per queste manifestazioni appunto che si è previsto ieri, almeno secondo quello che dicono quelli che stanno lì sotto, delle 7-8 mila persone, e quindi ecco, in una giornata credo che sia diciamo una cosa importante sotto le logge Vasari avere avuto tanta gente. Quindi ecco, ci sono alcune cosine, diciamo, che vanno tarate, vanno messe, ecco, perché nei calendari probabilmente oltre a nuove vanno anche consolidate. Ci aiutati chi li organizza, insomma. Ecco, quelle vecchie, insomma. Ecco. Beh, questo è uno degli scopi della Fondazione. Ora uscirà, credo, dopodomani, non il bando, ma l'avviso sul sito della Fondazione Guido d'Arezzo per l'accesso di tutte le realtà che si occupano, che vivono, che hanno piacere allo sviluppo culturale di Arezzo dentro la Fondazione. Con un modesto importo si può diventare soci sostenitori. Tra l'altro la Fondazione darà la possibilità ai soci sostenitori di riunirsi in assemblea nei nostri locali, e in questa assemblea tutti, dal cittadino che vuole partecipare all'associazione che ha un sottofondo culturale importante come ad esempio il Fotoclub Chimera o altri, potranno eleggere tra loro, individuare fra loro un soggetto che potrà sedere nel consiglio di amministrazione della Fondazione. Cioè finalmente il compendio veramente molto cospicuo, numerosissimo, di associazioni culturali della nostra città, che supera abbondantemente il centinaio, potrà avere voce in capitolo su come si spendono i soldi della città per creare eventi culturali. Credo che questo non sia mai successo prima, e questo insieme a un consiglio di amministrazione che per adesso è formato da 3 soli componenti, tutti nominati dal Comune d'Arezzo. 2 li nomineranno i soci di partecipazione, cioè chi metterà il denaro vero, diciamo risorse importanti, e 1, quindi il consiglio a 6, e 1 dedicato alle associazioni culturali. Quindi è un compito che ci poniamo su questo tema. Fabio, ti è piaciuta questa prima puntata? Molto piaciuta. È stato veramente costruttivo. Io, diciamo, dal punto di vista poi di Casa dell'Energia parlo. Sicuramente stiamo iniziando insieme alla Giunta a creare, ora non anticipo nulla perché ancora, diciamo, siamo in fase di costruzione, un evento che si snoderà nel novembre, credo. E volevo omaggiare il sindaco di questo libro, ricordandogli che non è il titolo della puntata, non è stato l'ospite inquietante. Che poi, diciamo, c'è anche un articolo sul... Chiedeva a Davide quando invitavi Salvini qui. No, Salvini, a dire la verità, Salvini era stato contattato quando poi andò lì a Banca Etruria, doveva venire qui inizialmente. Quindi, nel senso, anche Renzi e Di Maio sono stati loro che hanno contattato questa sì, struttura, sì, certo, per venire. È una battuta, no, lui sarà in prima fila, lui sarà in prima fila sicuramente. Sì. Allora, grazie di cuore, grazie al sindaco Alessandro Ghinelli. La prossima settimana parleremo di... Si chiede al sindaco se è piaciuto questo luogo per venire. Assolutamente sì. A me dà sempre una ste luci in faccia, ma comunque va bene. Quello le mettiamo ovviamente. È molto carino, posto, mi piace. Poi ripeto, questo è un pezzo di storia d'Arezzo, quindi farla qui dentro, questa trasmissione, è anche simbolica.
simbolico per certi versi. Si fondevano campane, speriamo che questa sia una buona campana, allora, per svegliare gli aretini. No? È giusto fondere anche le idee, quindi. Assolutamente. Ecco, quindi. Approvato. E invece che le idee vanno scisse, non fuse. Ecco, un'altra campana. Ma te perché ora ce l'hai con Salvini? No, perché dopo ha paura che Salvini venga qui e porti le idee. Ascolta, non si può arrivare al pensiero unico, ma se abbiamo un governo a trazione 5 Stelle e Lega, e qualcosa sul pensiero unico bisogna dire, bisogna fondere. Ma insomma, ma contestarlo direi. No, cioè, se no qui. Allora, la prossima settimana parleremo di sicurezza sul lavoro dopo la tragedia che di cui non abbiamo parlato, perché insomma davvero siamo stati tutti profondamente colpiti, no, da quello che è accaduto, ma al di là di questa che è stata un'immane tragedia, affronteremo proprio questa tematica. Grazie al sindaco Alessandro Ghinelli, a Fabio Mori, a Piero Franchini, a Davide Fantoni, alla prossima settimana. Grazie.